dobbiamo parlare. Innanzitutto ci sono delle novità e quindi come prima cosa vorrei ringraziare tutti per il sostegno e il supporto che date a questo canale, che è iniziato per ridere e continua per ridere, e però tanti seguono questo canale, mi fa molto piacere e soprattutto sono contento che sia divertente, che faccia ridere e che abbia anche un minimo di contenuti tecnici. E quindi succedono delle cose. Innanzitutto vi aggiorno sullo stato del riscaldatore diesel, il clone dell'Eberspacher, come si dice in tedesco, non lo so, che chiamano tutti Cinebasto, ma non c'entra col Webasto, è una cosa diversa, è un apparecchio diverso. Come dicevo nei miei video precedenti, questo è un setup temporaneo, però è talmente temporaneo che è ancora qui, perché non ho avuto ancora il tempo di pensare a un'installazione permanente, che penso farò sul muro lì, e poi vi spiego perché. Fatto sta che lui sta funzionando senza fare una piega, non c'è un filo di fumo, non c'è una goccia di condensa, non c'è nessun problema con l'uscita dei gas di scarico né con l'ingresso dell'aria, non ci sono odori di nessun tipo, funziona che è una meraviglia, nessun problema, non si è mai bloccato, non si è mai spento, è abbastanza silenzioso per come l'ho rimontato e grazie a questo tubo di uscita mi porta pure l'aria calda sopra. Quando io finisco di stare qui in laboratorio, prendo questo tubo, lo ficco qui e mi scalda il bagno e un po' anche le scale, insomma così. Io vorrei montarlo qua, perché? Perché io qua intanto ho una parete di un metro e non posso bucarla perché non ho punte così lunghe, sarebbe un macello. Però qui ho un foro che è già pronto, che è uno di quei fori che si fanno nelle pareti di pietra, adesso non mi ricordo esattamente per quale motivo, se voi lo sapete scrivetemelo nei commenti. E quindi devo forare solamente 10 cm da quel lato per uscire ed è perfetto, io qua dentro ci ficco il gas, il tubo di scarico, lo faccio uscire fuori, qua metto una mensola per il riscaldatore, lo smonto il riscaldatore da questo coso portatile. E il serbatoio può stare qua dentro, può stare qui, può stare appeso qua, non è un problema. Magari sistemo un attimo meglio questa parete. Per fare questo lavoro dovrò sicuramente rifare questo impianto elettrico che fa schifo, perché fa schifo, è stato oggetto di un altro video che a questo punto non so se l'ho già pubblicato o se lo pubblicherò dopo, ma me ne fotto, me ne sbatto, per usare un termine tecnico. Ora succede questo, che i miei video sul riscaldatore cinese hanno avuto un discreto successo, nel senso che sono stati visti da tanta gente. Questo ha fatto accadere un evento, è accaduto un evento. L'evento che è accaduto è che mi ha scritto la Vevor, la quale evidentemente ha guardato i miei video pieni di rutti e parolacce, e mi hanno scritto dalla Vevor, mi hanno detto che i miei video gli sono sembrati molto, molto professionali e mi hanno chiesto di entrare nel loro programma di sponsorizzazione. E quindi questa è un'opportunità interessante per fare prove. E sono molto contento di questa cosa, soprattutto del fatto che hanno trovato i miei video pieni di rutti e parolacce estremamente professionali e molto interessanti. La cosa mi fa piacere, evidentemente il rutto vince. E capisco che a qualcuno possono dare fastidio, però insomma, io cercherò un pochetto di limitarmi. Bene, detto questo è un video tecnico, molto tecnico, perché vorrei rispondere a un po' di domande che mi sono state fatte nel corso dei giorni e delle ore e delle settimane su questo oggetto. E quindi entriamo nel vivo, di nuovo ringraziandovi per il supporto che mi permette di fare più cose e spero farvi divertire di più.
quindi andiamo alle parti tecniche. Mi sono fatto un elenco come un vero professionista. Innanzitutto, la prima cosa è, relativamente ai video che avete già visto, non fate assolutamente come ho fatto io. Non fate quello che ho fatto, perché no, perché non si fa così, non si fa. Quindi non fatelo, non prendetemi ad esempio. Io faccio esperimenti anche a cazzo, so quello che faccio perché ho esperienza di impianti, di elettronica. E se non sapete cosa fate, studiate e andate a scuola e studiate, perché studiare è importante, perché poi sapete le cose. Bisogna sapere le cose per poterle fare. Quindi non fate quello che ho fatto io. Usate sempre strumenti protettivi, guanti, occhiali protettivi. Fate attenzione a quello che fate, perché ci si può fare male. Come minimo ci si può scottare con questa cosa perché è caldo. Vabbè, insomma, detto questo, partiamo con le prime considerazioni. Allora, in tanti dicono: questo coso lo accendi e puzza, fa una puzza orrenda di plastica bruciata, di plastica di sintetico, eccetera. Ora, questo è vero solitamente per i primi, oserei dire, per i primi due giorni, perché? Perché il calore scalda le plastiche e i materiali con cui questa cosa è costruita, e ovviamente rilascia dei vapori, rilascia delle cose, ma poi questa puzza sparisce. È come quando usate per la prima volta una padella, la mettete sul fuoco, fa puzza. Come usate la caffettiera, il primo caffè fa schifo, lo dovete buttare. Oppure, che ne so, accendete una stufa a legna che avete appena acquistato e per un paio di giorni, se non di più, comincia a fare una puzza orrenda perché si scalda, perché la vernice speciale con cui è verniciata rilascia gli odori. Anche le stufe a pellet, appena le accendete, fanno un certo odore. Stessa cosa per questo oggetto. E quindi è abbastanza normale. Però, c'è un però, qui sotto. Adesso vediamo se riesco a trovarvi uno schema. Qui sotto, ecco, vi evidenzio uno spaccato dell'unità. Qui, questa nera, questa più scura, è una guarnizione di gomma, non è una vera e propria guarnizione. È una specie di accoppiamento, perché voi l'unità la montate su una piastra e per assorbire le vibrazioni, insomma, per fissarla meglio. Qua ci sono dei bulloni che spuntano, dei dadi, no, delle viti con dei bulloni sotto, va bene. E qua c'è questa gomma nera con i buchi per l'ingresso aria, lo scarico e il gasolio. Ci sono tre buchini e poi ci sono quattro buchi per i quattro bulloni che spuntano. Questa gomma nera, specialmente qui vicino allo scarico, si scalda molto, e questa, a quanto pare, questa gomma puzza molto quando si scalda e si deteriora anche un pochetto. Qual è la soluzione in questo caso? La soluzione che ho letto e che devo ancora provare, ma io me ne sbatto perché non ho l'odore di cui tanti si lamentano, è di prendere un tappetino di silicone, di quelli che si usano in cucina, che io non ho mai usato e non ho mai visto, ma so che esistono. Sono dei tappetini al silicone, non lo so, si usano forse per metterci i cibi, per tagliare le cipolle, non ho idea. Però sono spessi un paio di millimetri, forse un po' di più. E da quello ritagliare una guarnizione identica, con i buchi negli stessi posti. Il silicone resiste benissimo al calore, di solito non fa nessun odore, e quindi sostituendo questo pezzetto di gomma qui sotto, probabilmente si riduce la puzza che fa questa maledetta plastica. Colgo l'occasione per spiegarvi da dove vengono questi manuali. Questi manuali sono i manuali che vengono dal sito della, non proprio della Eberspacher, ma dall'azienda che li produce, che si chiama Airtronic. Io vado sul sito Airtronic, ho trovato il modello D4 che secondo me è identico a lui dalle caratteristiche, e ci sono diversi manuali molto utili, molto dettagliati, che spiegano tutto quello che c'è da sapere. Questo è il manuale di diagnostica e riparazione. Io da queste immagini vedo che praticamente questo Eberspacher della Airtronic è identico, completamente identico all'unità Vero.
alimentazione elettrica del dispositivo. E qui mi hanno fatto un po' di domande, ma ho anche letto alcune cose su cui non sono d'accordo. Come si alimenta questo oggetto? Si alimenta a 12 volt. Cosa fa la gente? Compra un alimentatore a 12 volt e lo collega. 12 volt minimo 10 ampere, perché all'accensione deve riscaldare la candeletta fottuta e quindi tira un sacco di corrente. 12 volt 10 ampere, un alimentatore che si può trovare in giro, di quelli che si usano per le strisce LED, cose del genere. Secondo me non va bene. Non va bene per una serie di motivi che adesso vi elencherò uno per uno. Un'altra cosa che usano è, ok, allora ci metto un UPS. Però, allora, vediamo perché non va bene. Questo coso ha una procedura di accensione e di spegnimento ben precisa. È completamente automatico. Quando io devo spegnere questo dispositivo, e adesso io lo spegnerò, lui cosa fa? E spegniti! Ecco, lui spara la ventola. Al massimo, no, al massimo no, però diciamo che in questo momento ha acceso la candeletta, ha bloccato la pompa, quindi sta bruciando tutti i residui che ci sono in camera di combustione, vengono bruciati dalla candeletta con la ventola in funzione. Dopodiché sparerà la ventola al massimo per una decina di secondi, dopodiché si spegnerà. Questo cosa permette di ottenere? Una camera di combustione sempre pulita, perché noi bruciamo tutti i residui al massimo della temperatura, con la candeletta accesa, con la ventola sparata, pulisce la camera di combustione e così lui si spegne, va in sicurezza a livello di temperatura. Da qua non le possiamo leggere le temperature della camera di combustione perché serve il telecomando che ho di sopra. Se questo coso si spegne di botto, l'unità non si raffredda. Come vedete qua esce ancora aria. E l'unità deve raffreddarsi perché la camera interna qui raggiunge anche i 200 e 230 gradi. Se lo spegnete di botto, dove va questa temperatura? In mancanza di ventilazione, l'unità cuoce. E non solo cuoce lei, ma potrebbe cuocere la scheda elettronica che c'è qua dentro, fottendola. E quindi se si spegne di botto si fotte, è molto probabile che il sistema si possa fottere. Per questo è importante fargli fare lo spegnimento come si deve. Se va via la luce, beh, me ne fotto, è sotto batteria. Ecco, sentite, sparando la ventola al massimo per raffreddare l'unità. Adesso l'unità si raffredda e poi si spegne completamente. Dicevo, va via la luce, me ne sbatto perché sono sotto batteria. Come la carico la batteria? Con un caricabatterie che è più o meno sempre collegato. Ora, ho questo che è un caricabatterie e questo che è un manutentore di carica, è un caricabatterie molto leggero che mantiene la carica. E quindi la batteria è a posto. E qualcuno dice, beh, ma allora io ci metto un UPS, con l'UPS alimento l'alimentatore e lui sta sempre acceso e non ha problemi. E no, cari, perché? Perché l'UPS ha una durata. Lui ha un sensore dentro che legge quanto la batteria è carica. Se la batteria si scarica, lui lo capisce e fa la procedura di spegnimento in questo modo esatto. Se la tensione scende sotto i 10,5 volt, lui capisce che la batteria si sta scaricando e si spegne in sicurezza. Se l'UPS si spegne di botto, lui si spegne di botto e quindi non avete concluso un bel niente. Quindi se va via la luce, voi dovete ricordarvi di spegnere lui in sicurezza prima che si scarichi l'UPS. Ma l'UPS dura un sacco di tempo perché lui consuma pochissimo. Sì, però siete sicuri di avere nell'UPS una batteria nuova o comunque in perfetta efficienza? Sì, magari ne siete sicuri, però poi quando vi succede il danno ci restate un po' così male. Mentre la batteria la potete misurare al volo, sull'UPS dovete smontare l'UPS, misurare la batteria e quindi non sarete mai sicuri di avere uno spegnimento ideale. Ancora peggio per un alimentatore 12 volt senza nessun UPS, perché se va via la luce l'unità si spegne di botto. Questo è il motivo per cui io consiglio a tutti di usare una batteria
è un caricabatterie. Io adesso lo riaccendo perché qui c'è freschetto. Quindi, riepilogando, non usate un UPS, usate una batteria, perché gli UPS non sono da questo punto di vista affidabili, perché potendo spegnersi di botto l'unità vi rimane fottuta perché non può fare la procedura di autospegnimento. Invece, se usate una batteria, quando lei si scarica al di sotto dei 10,5 volt, l'unità può comunque spegnersi in modo sicuro. Mi hanno chiesto se la sezione del cavo di alimentazione 12 volt che va alla batteria non sia un po' troppo sottile. Io credo che il cavo sia da 1 mm² e penso che sia assolutamente trascurabile su 1 metro di distanza, perché diciamo i cavi da 1 mm² di solito hanno una resistenza attorno ai 20-22 ohm per chilometro, quindi sono 0,02 ohm su 1 metro, moltiplicato 2 sono 0,04 ohm ed è veramente trascurabile, cioè perdi 0,4 volt su 12 volt all'incirca. Sicurezza di questo coso, mi hanno detto: ah, ma se tappi uno dei tubi poi va a fuoco. Questa è una colossale stronzata, cioè se io tappo l'intake, cioè l'ingresso dell'aria di combustione, mi dicono: ah, è pericoloso, può succedere qualsiasi cosa. La stessa cosa se io tappo lo scarico, mi hanno detto di tutto, può esplodere, può andare a fuoco, può creare una guerra termonucleare globale. No, non succede. Ora, io ho provato nei primi giorni di installazione, ho tappato l'intake, semplicemente l'unità si è spenta, perché c'è un sensore di fiamma e temperatura che capisce quando la camera di combustione si spegne, perché se gli manca l'aria sto coso si spegne, e quindi l'unità semplicemente si è spenta. Stessa cosa se io tappo il gas di scarico, l'unità accupa, come si suol dire, accupa, muore, e quindi si spegne. Semplice. È una prova che non rifarò, perché quando ho tappato qui ovviamente ha creato un sacco di fumo, perché tu gli stai sballando la combustione che diventa ricca e quindi si riempie di gasolio, il gasolio non brucia bene perché gli manca l'ossigeno perché gliel'hai tappato, quindi fa un sacco di fumo, sporchi la camera di combustione, sporchi il tubo di scarico e sporchi tutto il resto e fa fumo fuori. Come fare per ridurre ulteriormente il rumore dell'unità? Adesso la sparo un po'. Uno dei rumori più rumorosi di questa unità viene da questo. È il filtro aria in ingresso, quello che stava qui. Siccome non è un filtro, cioè è una semplice reticella messa qua per evitare che ci finiscano dentro, che ne so, briciole di pane, formiche, insetti che vengano risucchiati, cosa ho fatto? Io ho tolto questo oggetto che con l'aria che viene aspirata risuona e quindi dà fastidio, fa rumore, e ho messo un semplice pezzo di rete, una reticella. Non serve avere un filtro, non è un filtro, è anche questa una reticella, come vedete dentro, se lo aprite c'è proprio una rete avvolta messa lì per evitare che ci finiscano dentro le schifezze. Quindi questo l'ho tolto, ho messo una reticella, l'unità è diventata più silenziosa, fine. Cosa emette quest'unità quando è in funzione? Quali sono i gas di scarico? Come ricordate, ho già fatto un video in cui porto l'unità in un centro revisioni auto e abbiamo misurato lo scarico e le emissioni sono veramente infime, paragonabili a un Euro 5, quindi questo è un sistema che brucia veramente bene. Tra l'altro la misura delle emissioni in quel video è, diciamo, è problematica, perché l'apparecchio che fa la misurazione bloccava il gas di scarico e bloccando il gas di scarico si crea più fumo, quindi andrebbe misurato in un altro modo, però abbiamo avuto un'idea. Tanti si preoccupano dell'ossido di carbonio. Ah, l'ossido di carbonio, puoi morire, si può morire. Allora, prima cosa, in un video che linkerò in questo video, linkerò una serie di video. La misurazione dell'ossido di carbonio all'uscita del gas di scarico
tira fuori un valore che è di 5 parti per milione, e sto parlando del gas di scarico. 5 parti per milione è praticamente niente. Giusto per avere un'idea, il limite per ambienti di lavoro credo che sia sui 50 parti per milione. Questo per gli ambienti di lavoro. Il limite per la certificazione di una caldaia, il gas di scarico di una caldaia, di quelle a gas per l'acqua calda, quelle di casa, se non erro è di 1000 parti per milione. Quindi di che cazzo stiamo parlando? D'accordo, la sicurezza, bisogna essere sicuri, montare un sensore di ossido, monossido di carbonio perché è un killer invisibile, bla bla bla, ti viene il mal di testa, ah, mi dà fastidio, mi sento male. Sì, d'accordo, se volete stare sicuri, rimontate il sensore di monossido di carbonio in casa e state sicuri. La cosa da fare è prendere il tubo di scarico e buttarlo fuori, e quindi metterlo fuori. Io ho fatto questo accrocchio con il tubo, perché? Perché non succede assolutamente niente, io ne sono convinto. Voi pensatela come volete. L'output di questo coso sono 5 parti per milione, quindi una roba assolutamente trascurabile. Comunque questo ambiente è estremamente areato perché sono pieno di spifferi da tutte le parti. Apro finestre e porte in continuazione. Questa porta viene aperta in continuazione, qua c'è un freddo della Madonna. E quindi così. Le emissioni di questo coso sono veramente bassissime. Brucia con un'efficienza incredibile. Quindi sì, se volete preoccuparvi del monossido di carbonio, fatelo pure, io non mi preoccupo perché le emissioni sono talmente basse. Sto aspettando che arrivi un misuratore che ho acquistato online, e farò io stesso le misure all'uscita del tubo di scarico e anche nelle giunzioni e anche qui dentro per vedere che cazzo c'è. Ora, come vedete, io qua ho smesso di usare il tubicino verde e ho montato la linea fatta così, con il tubo in nylon. Perché, vi direte? Adesso ve lo spiego. Intanto le vediamo le bollicine qui. Vediamo, bollicine che camminano. Vedete come camminano? Le bollicine si vedono camminare ed entrano nella camera di combustione piano piano. Ora voi mi direte, ah, ma queste bollicine di qua di là, le bollicine si formano sempre e non c'è verso di bloccare questa formazione delle bollicine, perché la pompa funziona in questo modo, non è una pompa rotativa, è una pompa a stantuffo, è una pompa dosatrice, come si suol dire. C'è una specie di stantuffo che spinge il gasolio, e questa spinta è impulsiva e questo crea dei vuoti, crea del vuoto, e non c'è soluzione. Qualsiasi pompa ha problemi di questo tipo, in un certo senso può andare in cavitazione una pompa rotativa, per cui queste bolle ci sono, si formano e sempre si formeranno, ed è il motivo per cui spiegano che la pompa va inclinata. Perché va inclinata? Perché in questo modo, se si forma dell'aria qua dentro, ha più probabilità di uscire, ok? E quindi, uscendo, di essere spinta e andare in camera di combustione. Partiamo dal fatto del filtro al gasolio. Il filtro al gasolio l'ho messo perché questa pompa è molto facile che si possa intasare, perché ha un forellino d'ingresso molto piccolo ed è di 0,2 mm. Il tubo originale era tubo verde gommato, e non va bene, era un tubo di plasticaccia tipo questo. Gli impulsi della pompa possono allargare il tubo di plastica verde perché è morbido, e quindi vi si forma una grossa bolla d'aria. Queste bolle non camminano, invece queste camminano e vanno fino al bruciatore. La sezione di 2 mm è quella perfetta, perché è la sezione di ingresso nella pompa e la sezione di ingresso del tubicino, quindi è inutile fare delle linee più grosse, perché tanto sposterete la stessa quantità di gasolio. Non solo, ma essendo più grosse si formano bolle più grosse che poi si accumulano e vi lasciano un vuoto nelle linee,
Invece io qua non ho nessun tipo di vuoto, io ho le bollicine che camminano, ma non c'è spazio vuoto, perché a 2 mm, diciamo per capillarità, queste bollicine possono camminare tranquillamente. Questo è anche descritto nei manuali della Eberspacher. Questo è uno schema dell'impianto alimentazione, parla di pompa inclinata, ok? Questa pompa ha un filtro all'interno, è un tipo di pompa della Eberspacher con il filtro interno, per questo non c'è il filtro come quello che ho installato io. Invece la pompa di questo sistema non ha il filtro interno e per questo dico che necessita di un filtro esterno. Questa della Eberspacher ha una parte che si può svitare per aprire e pulire il filtrino del gasolio. Qui non si può svitare nulla nella pompa, per cui va messo esterno. Quello che leggo qua è che le lunghezze A e B delle linee di alimentazione, questa può essere al massimo di 5 metri, ed è tanto devo dire, e questa di 6 metri. La sezione, come vedete, 2 mm quadrati di 2 mm di diametro. Quindi linea rigida, nylon, 2 mm. C'è un video che linko sotto che spiega benissimo questa cosa. Qui raccomanda di non abbassarla più di 15 gradi, ma è possibile, diciamo, il valore ottimale è tra 15 e 35, ma è possibile anche metterla in verticale. Come vedete, gli angoli permessi sono questi. Quindi non deve necessariamente stare inclinata in questo modo, ma potrebbe anche stare dritta. Qui spiega anche come si fanno i giunti, cioè come si collega il tubetto alla pompa. Mettiamo che, allora, facciamo un esempio. Mettiamo che questa è la pompa e questo è il tubetto che dobbiamo mettere. E noi dobbiamo unirli insieme con un tubicino che li racchiuda tra di loro, no? Che però non ho e quindi non vi posso fare vedere. Ora, qui spiega di non infilare prima uno e poi l'altro e lasciare uno spazio vuoto, perché in questo spazio vuoto si creerebbe una bolla d'aria. E vedete, la attacca qui, la mostra qui. Pompa con la bolla, questo è un tubicino che entra, tubicino che esce, c'è la bolla in mezzo, invece questi vanno attaccati il più possibile insieme, in modo che non si formino bolle d'aria. Lui la chiama butt joint, una giunzione di culo, quindi bisogna unire i culi tra di loro, le chiappe, i culi vanno uniti all'interno di quello che è poi il tubo che ci mettiamo sopra con le fascette per bloccare questa giunzione, in modo da non avere aria in mezzo. Un'altra cosa molto importante, quando si taglia quel tubicino bianco in nylon che è rigido, bisogna tagliarlo nel modo corretto. Perché? Quindi, allora, mettiamo che il tubicino sia questo, ok? Io lo taglio con la penna. La taglio col cazzo, con la tronchesina. Succede questo. E io taglio, il tubicino si schiaccia e come vedete rimane schiacciato. E questa non è una bella cosa. Vedete che è rimasto schiacciato? E quindi avete creato un restringimento che non è una cosa buona. Il modo corretto, ed è descritto nei manuali, poi lo vedremo, è usare un taglierino e tagliarlo con cautela. Ed ecco che avete un taglio perfettamente rotondo, non schiacciato. È fatto bene, soprattutto deve essere dritto. Adesso io l'ho fatto a cazzo, così per farvi vedere che comunque il tubo non va pinzato con le tronchesine, non va tagliato con le tronchesine, perché si schiaccia e viene una merda, c'è un restringimento, il flusso di gasolio non sarà ottimale, per cui fate attenzione quando tagliate il tubo rigido in nylon di sezione interna da 2 mm. Un'ultima cosa relativa alla pompa: se la mettete più in basso rispetto al sistema è meglio, perché le pompe in generale sono molto buone per spingere piuttosto che aspirare, perché l'aspirazione è sempre influenzata da quello che è il principio di Torricelli, di Bernoulli
e quindi si creano bolle d'aria, ma se la pompa deve spingere un liquido, il liquido è incomprimibile e non si crea nessuna bolla d'aria. Quindi l'ideale sarebbe mettere il serbatoio in basso, la pompa ancora più in basso, così il pescaggio gli va per caduta e la spinta va verso l'alto. Praticamente zero bolle d'aria, se non quelle causate dalla cavitazione all'interno della pompetta, perché quelle si creano sempre e non c'è verso. Ci saranno sempre, l'importante è che vadano a finire in camera di combustione. Addirittura queste bollicine d'aria che si formano e vanno in camera di combustione in qualche modo aiutano l'atomizzazione del gasolio, lo spray del gasolio sull'atomizzatore, e quindi una combustione un po' più efficiente. Allora, innanzitutto trovo interessante il manuale di installazione marina, quindi per installare l'oggetto sulle barche, sui natanti. Posizionare il riscaldatore, stiamo parlando dell'unità singola, e questo è interessante perché spiega che può essere messo inclinato al massimo di una trentina di gradi. Questo è interessante, quindi così funziona. Più di 30 gradi no. Poi un'altra cosa interessante è che spiega che deve essere messo dritto, quindi con intake ed exhaust verso il basso, quindi con ingresso aria e uscita gas di scarico in basso, ma non può essere né inclinato né girato di 45-90 gradi. Adesso arriviamo al gas di scarico e all'ingresso aria per la combustione. Ecco qua. E qua c'è un esempio che viene fatto per le barche. L'installazione nelle barche, abbiamo il gas di scarico dritto che poi sale e scende, quindi fa due curve. Quindi il fatto che il gas di scarico debba essere dritto è una stronzata, è una grandissima stronzata. Qui ci abbiamo una curva opzionale con un buchino per far uscire eventuale condensa. Sì, è una drain coil, è un avvolgimento di scarico per la eventuale condensa. Ok? E questa è la prima stronzata. Qui abbiamo un altro schema con lo scarico dritto che poi sale e scende. Quindi il fatto che debba essere dritto e basta, il fatto che debba essere per forza così, ripeto, è una stronzata. Questa è l'area di combustione, stessa cosa, perché siamo in una barca, quindi deve fare le curve, e quindi può fare le curve, può andare in su e poi scendere. Sì. Nello scarico si formerà della condensa, basta che ci sia modo di scaricarla. Questo è il manuale di diagnostica e riparazione ed è estremamente interessante. Guardiamolo insieme. Ecco, System Overview. Qui c'è il sistema aperto e già possiamo notare che la ventola è la stessa. Questa parte che riscalda è la stessa. Il coperchio sembra identico, non ha la chiusura di sotto, però è praticamente uguale. E qua abbiamo uno schema della macchina, che è praticamente lo stesso che abbiamo noi. Sono uguali. Troubleshooting. Questa è la cosa di cui vi ho parlato prima, e cioè come si giuntano i cavi tra di loro. Oh, qua si vede molto bene. Vanno giuntati così. Quindi vanno giuntati culo contro culo. Non così. Così. E infatti qua si vede dentro che sono giuntati culo contro culo, butt joint, ok? Mentre se per caso l'avete fatto così, vedete, i culi non si toccano, non c'è un contatto di culi e quindi si formano le bolle d'aria dentro, e questo è il male. Dopodiché vi ho spiegato anche come non si taglia il tubo, non si taglia con la pinza, ma si taglia con un taglierino. Ecco, questa è la pompa che vi dicevo che è possibile smontare per sostituire il filtrino, ma la pompa del Vevor non ha un filtrino interno e quindi è necessario, secondo me, mettere un filtro esterno. Ma ci sono un sacco di informazioni tecniche su questi manuali, io vi consiglio di studiarveli per bene, sperando che voi capiate l'inglese, perché sono veramente il massimo. Il terzo manuale è un manuale un po'... è quasi simile, Troubleshooting and Repair, sono istruzioni per la riparazione, e qui abbiamo un sacco di informazioni tecniche
Dati tecnici, ecco qua, dati tecnici, il nostro è il D4, questo è il D2, questo è B4M, allora D4, D4 me lo dà come potenza 4000 watt, 4 kW appunto, al massimo, forse un pelino di più, ma ho i miei dubbi, però vedremo, comunque è comunque una quantità di tutto rispetto e va bene, flusso d'aria, consumo di carburante, qui abbiamo tutte le tabelle possibili. Consumo elettrico, ecco, in questo video si vede quella famosa guarnizione di cui parlavo prima, quella che fa puzza, la prima cosa di cui ho parlato, numero 13, è il sigillo della flangia, flange seal, è questo che puzza ed è questo che dovete rifare in silicone. Quale carburante usare? Allora, loro dicono che il riscaldatore funziona molto bene con un classico diesel, però ti dice, in alcuni casi, sopra gli 0 gradi, il riscaldatore può anche funzionare in fuel oil EL, questo non so cosa sia, o paraffina. Questo fuel oil EL, se qualcuno di voi sa cos'è, comunque adesso lo cerchiamo su Google. Cerchiamo su Google. Crude oil. È olio per riscaldamento. È un tipo di olio combustibile praticamente. Ah, quindi olio combustibile. Quindi l'olio delle caldaie, diciamo così. Quindi sopra gli 0 gradi, qualsiasi diesel tradizionale si può usare. Se non c'è un diesel speciale, allora devono essere aggiunti o paraffina o petrolio. Possono essere miscelati con il diesel in base a questa tabella. Quindi da 0 a meno 25 winter diesel oppure 50% di paraffina o petrolio. Ma guarda un po'. Oppure c'è il diesel artico. Però stiamo parlando di temperature veramente assurde. Ecco, miscele con oli usati non sono permesse. Installare la zona altamente. Ecco, quando si usa biodiesel, anzi diodiesel al 100%, il riscaldatore deve essere fatto funzionare almeno due volte l'anno con del normale diesel per bruciare qualsiasi deposito di PME, che non mi ricordo che cazzo vuol dire, però insomma. Se invece si mischia il diesel col biodiesel fino al 50%, l'operazione di pulizia che abbiamo appena descritto non è necessaria. Ho guardato un'altra sezione di manuali, un altro manuale sempre dell'Airtronic sull'Eberspacher. E qua mi parla della possibilità di poter installare lui anche inclinato di 90 gradi, mentre l'altro manuale mi diceva di no. La cosa che sembra importante è che il glow plug, diciamo la candeletta, sia sempre in alto. Quindi qui è in alto e qui è messa in alto. Beh, questo è interessante. Ed ecco ciò che cercavo. Manuale installazione originale Eberspacher. Identico a lui. Tanti mi hanno scritto, ah ma non puoi allungare il tubo, ah ma che cazzo hai fatto con questi tubi di qua di là, adesso ti esce male il gas di scarico di qua di là. Hanno sparato un sacco di minchiate nei commenti, perché io qua dal manuale originale leggo tranquillamente che il tubo di scarico può essere un minimo di 8 pollici a un massimo di 6,5 piedi. Ora, 6,5 piedi sono circa 2,10 metri. Quindi posso avere un tubo di scarico di ben 2 metri. Con lo stesso diametro, piccolo. Con la stessa portata, lo stesso diametro, un tubicino così può essere lungo 2 metri. Ora, capite che se io ingrandisco la dimensione, ho una portata maggiore o meno resistenza dell'aria, e quindi questo tubo enorme che io ho messo è praticamente equivalente a 2 metri di questo tubo stretto, che arriverebbe fino a qua all'incirca.
ma io ho una sezione molto più larga, ho una resistenza veramente bassissima nel flusso d'aria ed è perfettamente utilizzabile e infatti non ho nessun problema di funzionamento, nessun problema di gas di scarico e nessuna perdita e neanche nessun problema di condensa. Stessa cosa per l'ingresso aria, qui mi dice che il tubo di aspirazione dell'aria per la combustione potrebbe essere lungo 6 piedi e mezzo, quindi all'incirca 2,10 m. Pagina 59 del manuale tecnico di istruzioni. Il tubo deve essere tra 20 e 2 metri al massimo, con non più di 3 curve da 90 gradi, quindi massimo 270 gradi. Per ogni curva ridurre di 25 cm la lunghezza totale. E questo è quello che dice il manuale. C'è veramente un sacco di roba, io vi consiglio veramente di andarvi a leggere i manuali che adesso vi faccio vedere da dove vengono. Io sono andato a cercarli tramite una semplice googlata. Io ho googlato Eberspacher Manual e sono andato qui, Eberspacher Heater Manual PDF Guides, da questo sito che evidentemente sarà un rivenditore, ma comunque ha tutti i manuali di questi oggetti. Vado qui, seleziono la mia unità che è un riscaldatore aria e qua ce li ho tutti. Io ho scelto il D4 perché mi sembra lui, il D2 è troppo piccolo, il D4 è quello che abbiamo qua. Diciamo che è simile al Vevor, è praticamente identico. E qua abbiamo tutti i manuali possibili. E vi consiglio di scaricarli tutti. Codici di errore, installazione marina, manuale di uso, spare part, quindi parti di ricambio, e il workshop manual. Ci sono altri manuali che vengono forse da altri siti, ma ve li troverò. Ve li metterò nei link. E quindi, che dire, io spero che questo video sia servito a fugare qualsiasi dubbio, ma soprattutto a eliminare qualsiasi minchiata sia stata detta su questo riscaldatore. C'è spazio per miglioramenti, faremo esperimenti, specialmente grazie appunto alla cosa che vi dicevo all'inizio del video, il fatto che parte questa collaborazione con la Vevor, per cui riusciremo a ottenere delle cose da provare per fare esperimenti, e questa è una cosa bella, e questa è grazie a voi che seguite questo canale. Mi raccomando, lasciate un like, mettete un subscribe, commentate, fate domande e vediamo se si riesce a fare qualcosa di interessante nei prossimi video. Grazie.